Hare Krishna, buongiorno. I miei omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Krishna. Luigi, Hare Krishna, Viviana, Maribor. Hare Hare Krishna. Krishna, Luigi. Della conoscenza trascendentale, offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunvadi Pastata Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna.
Bhakta Luigi, Viviana, Bhakta Emanuele, Bhakta Claudia Maria Teresa, Bhakta Alessandro, Fabrizio, Ambujakshi e altri nomi che non leggo, ma che sicuramente ci sono perché qui me li indica, senza però qualificarli. Già esci la preoccupata, Hare Krishna. Allora, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, Hare Krishna Mirella. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto intitolato I doveri assegnati all'umanità, capitolo 12 intitolato La morte gloriosa di Vritrasura, il verso numero 16. Ci sarà una piccola spiegazione, ma wow! Hare Krishna Veronica, buongiorno. Una piccola spiegazione, ma così risolutiva, veramente risolutiva, particolarmente risolutiva. Allora, leggiamo insieme il verso che ho incollato qui sulla chat, di Facebook, quindi ecco 6.12.16, Srimad Bhagavatam 6.12.16. Allora, va bene. Pashamam Nirjitam Shatru. Vrikna yudha bhujam ride gata manam yatashakti tava prana jihirshaya pashamam nirjitam shatru vrikna yudha bhujam ride gata manam yatashakti tava prana jihirshaya. Lo rileggo un'ultima volta, eh? Pashamam nirjitam shatru vrikna yudha Bhujamride Gatamanam Yatashakti Tava Prana Jihirshaya. Parola per parola. Se volete, vabbè, se volete potete attivare il microfono. Intanto saluto Radha Charandevi e Krishna Mataji. Allora, Pasha, Passiamo. guarda, Guarda. Hare Krishna Valeria, Mam, Mamma. me. Nirgitam, Irgitam. già sconfitto. Già sconfitto. Anche questa formula ricordiamocela, è già sconfitto. Quindi il risultato è già stato ottenuto da Krishna. Già in questo caso già sconfitto il nemico. Shatru, Patron, nemico. un nemico. Vrikna, Vietnam, tagliata. 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 Aiuta la Andan, mia arma. la mia arma. Bujam Bujam, e il mio braccio. e il mio braccio. Di congiunzione non copula, e il mio braccio. Mride, Do you repeat? mride, mride, come mridanga, mride Then, in questa lotta. in questa lotta. Gatamanam, Gatamanan, tentando ancora. Yatta tentando ancora. Shakti, Yaktasati, secondo le mie capacità. secondo le mie capacità. Un attimo che apro la finestra perché sto sublimando dallo stato solido a quello gassoso senza fasi intermedie. Dove eravamo arrivati? Attentando ancora? Sì, meno male che c'è lui Yaktashakti, preciso, non sgarro mai. Yatta Shakti, secondo le mie capacità. secondo le mie capacità. Tava, Avan, di te. te, prana, Prana, la vita. la vita. Jihirshaya, Yihirshayam, col desiderio di prendere. col desiderio di prendere. Oh, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhai Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Jai. Dai, Intanto saluto Bhakti in Palmira, Kevala Bhakti. Ricordiamoci che Kevala Bhakti significa soltanto con la pura devozione. Kevala Bhakti, sottotesto, si può tornare da Krishna, si può risvegliare la coscienza di Krishna, ovviamente.
Palmira, Veronica, Valeria, Hare Krishna. Allora, traduzione, qui è sempre Vritrasura che parla, eh? O nemico, e si sta rivolgendo a Indra, che in questo caso sta svolgendo il ruolo di un nemico. O nemico, guardami, scusate, o nemico, guardami, sono già stato sconfitto. La mia arma e il mio braccio sono stati fatti a pezzi. Tu mi hai già sopraffatto. Tuttavia, animato dal desiderio di ucciderti, sto facendo del mio meglio per combattere. Qui Vritrasura, vediamo se trovo l'immagine. Faccio vedere che Vritrasura è praticamente accasciato a terra con un braccio reciso. Ecco, vediamo, io ci provo a farvelo vedere, però non è che sia proprio così. Vedete? Questo è il braccio, cioè il non braccio, il moncone di Vritrasura. Questo è Vritrasura, però poi sarà descritto il suo volto serafico e devoto, anche se esternamente appare come un demone, però è un puro devoto. E questo è Indra con la sua folgore, con la folgore di Indra, che in realtà è un connubio di benedizioni di Srinarayana e le ossa di Dadici, che è un santo. E qui ci sono gli esseri celesti in alto che in estasi, perché il demone è stato ucciso. Però ecco, chi ha vinto davvero? Veramente a vincere è stato Vritrasura. Vabbè, diciamo che nei lila di Krishna vincono tutti, va? Diciamocela così. Così. Comunque, anche in tali condizioni avverse non mi sento avvilito. Ecco, questo è un punto interessante. Vritrasura è lì senza un braccio, la sua arma è stata distrutta, ma è felice. È felice perché? Perché sta compiendo il volere di Krishna, sta tornando da Krishna. Anche in tali condizioni avverse non mi sento avvilito, perciò dovresti abbandonare la tua amarezza e continuare la lotta, ovvero finirmi. Spiegazione, Hare Krishna Serena. Bhakti Serena, Hare Krishna. Vritrasura era così grande e potente che stava agendo. Un attimo, qui. Ok. Yes. Allora, Vritrasura era così grande e potente che stava agendo in realtà come il maestro spirituale di Indra, Hare Krishna, Bhakti Mariella, Giovanni, Giovanni, Hare Krishna, buongiorno. Sebbene fosse sull'orlo della disfatta, come possiamo capire dalle spiegazioni e poi dall'illustrazione appena mostratavi, Vritrasura non era affatto influenzato dalla situazione, perfettamente trascendentale. Sapeva che avrebbe dovuto essere sconfitto, lo sapeva già, conosceva la sorte, conosceva già il piano di Krishna, il risultato finale di Krishna, che spetta a Krishna il risultato finale. Krishna, ora non ricordo in sanscrito il nome, ma Krishna è, poi se me lo ricorderò ve lo dirò o lo ricercherò, comunque, Krishna è chiamato il maestro del risultato finale. Il maestro del risultato finale, colui che gestisce il risultato finale. Quindi sapeva che avrebbe dovuto essere sconfitto, cosa che accettò volontariamente, ma poiché si supponeva che fosse il nemico di Indra in questo lila, no? In questo lila, in questo gioco trascendentale, lui sta svolgendo questo ruolo e lo svolge al meglio. Ricordiamoci la differenza che c'è fra senso del dovere e pura devozione. Senso del dovere, ok, lo faccio, però ecco, vabbè, lo faccio, lo devo fare, lo faccio, ma non c'è... Non c'è quella devozione, quelle attenzioni. Sì, magari ci saranno anche le attenzioni, ma non ci sarà la devozione. Ci sarà la giusta intenzione, ci saranno le giuste attenzioni, ma non ci sarà la devozione, ma ci vogliono tutte e tre le D. Allora, com'era? No, scusate, intenzione, fanno rima tutte e tre le parole. Intenzione, attenzione, devozione. Ci vogliono tutte e tre affinché sia proprio pura bhakti. Senso del dovere è soltanto intenzioni, giuste intenzioni e giuste attenzioni, ma non c'è la giusta devozione. Invece Bhajatam Priti Purvakam significa so di doverlo fare e lo farò nel migliore dei modi, quindi con entusiasmo, non solo con rassegnazione o docilità, diciamo. Ecco. Allora, qui Vritrasura c'era tutte e tre,
giusta intenzione, la giusta attenzione e la giusta devozione. Sapeva che avrebbe dovuto essere sconfitto, cosa che accettò volontariamente, ma poiché si supponeva che fosse il nemico di Indra, faceva del suo meglio per ucciderlo. Così adempì il suo dovere. Si vede qua, eccolo qui, questo è proprio il sutra finale, la frase finale, la chiusa di questa spiegazione di Srila Prabhupada, che è proprio, come dicevo prima, risolutiva, definitivamente risolutiva. Si deve compiere il proprio dovere in tutte le circostanze, anche se si è già a conoscenza del risultato, o anche se non si è a conoscenza del risultato. Quella si chiama fede, umiltà. Krishna ha un piano perfetto, inconcepibilmente perfetto, persino per me, e io mi andrò a conformare a Hare Krishna Chaitanya Swarupa Prabhu, Anna, Hare Krishna Roni, io mi andrò ad armonizzare con questo piano di Krishna. Anche se in questo momento o probabilmente in futuro non mi sarà dato accesso immediatamente a quel piano, alla comprensione di quel piano. Ma Krishna ce l'ha un piano. Il mio ruolo è armonizzarmi, connettermi con questo piano. Wow, questo è proprio risolutivo, eh? Parliamone un po'. Hare Krishna, un saluto speciale a tutti gli amici in questo momento online. Allora, abbiamo detto che Krishna è il maestro del risultato finale. In altre parole, più povere ma più chiare, il risultato finale è nelle mani di Krishna. Cosa è nelle nostre? Lo sforzo. Sforzarci di armonizzarci. Ora, alcune persone pensano che Krishna, perché qui c'è una lotta, no? Anche al termine della Bhagavad Gita iniziò una lotta, uno scontro armato, proprio come qui sta andando avanti uno scontro armato tra Britrasura, beh, originariamente tra i Deva e i demoni, o i demoni, che dir si voglia, i Deva capeggiati da Indra, i demoni guidati, condotti da Britrasura. Ok, e anche qui, sta, anche nella Bhagavad Gita, sta per iniziare una lotta. E troviamo Krishna Arjuna nella terra di nessuno, fra i due eserciti. Vediamo un Arjuna in panne, in crisi, in depressione, in pieno attacco di panico, che inizia a trovare la serenità, la pace, la calma e poi l'entusiasmo per compiere il suo dovere con amore, che sta rivolgendo a Krishna tutta una serie di domande che poi sarebbero tutte quelle che solitamente l'uomo si pone, che l'uomo dovrebbe porsi e che non è più neanche in grado di porsi, pensate, non è più neanche facile farsi domande in Kali Yuga, perché siamo così confusi, traviati, manda su manda, matayo, manda bhagya, o padruta, così sempre traviati, ricordate la traviata di Verdi? Noi siamo tutti quanti siamo noi, quella traviata lì, tutti traviati, no? Fuorviati abilmente, astutamente da Maya. Alcune persone pensano che Krishna espose la Bhagavad Gita con una sorta di discorso, come si dice oggi? Sì, quando vuoi, ispirazionale, no? Motivazionale, una sorta di discorso motivazionale per convincere Arjuna a combattere per ristabilire il Dharma, che fosse quello lo scopo di Krishna, no? Convince Arjuna perché senza di lui chi avrebbe combattuto? Chi era l'arciere più potente di quei tempi? Arjuna. E quindi Krishna dice: senti, caro Arjuna, cerca di convincerlo, di spronarlo, di fomentarlo, di sobillare Arjuna e tutti i suoi contro, perché il piano di Krishna era quello di ristabilire il Dharma. E senza l'intervento di Arjuna, come avrebbe potuto fare? Ecco, questo da un punto di vista. Hare Krishna Rita, buongiorno. Da un punto di vista materiale, ma guardate qui, ah, Bhagavad Gita 11:33, qua ce ne reggono delle belle. Sentite che dice Krishna nella Bhagavad Gita, capitolo 11:33: alzati dunque e preparati a combattere e a coprirti di gloria, trionfante sui nemici. Godrai di un regno fiorente.
Tutti, secondo il mio piano divino, sono già uccisi. E in questa lotta, tu, Savia Saci, non sei che uno strumento nelle mie mani. Tutti sono già stati uccisi. Savia Saci significa o nobile arciere, o abile nobile arciere, no? Alzati, combatti, preparati a combattere, e preparati a ricoprirti di gloria, trionfante sui tuoi nemici, godrai di un regno fiorente. Ma non ti preoccupare, perché tutti, secondo il mio piano divino, sono già uccisi, sono già morti tutti. E in questa lotta, tu, arciere nobile e abile arciere, non sei che uno strumento nelle mie mani. Quindi in realtà Krishna il piano già ce l'aveva, la soluzione già ce l'aveva. Quindi non è che sta convincendo Arjuna a combattere, perché altrimenti Krishna come avrebbe potuto star ristabilire il Dharma se Arjuna non avesse compiuto il suo dovere? Oh. Quindi Krishna sta rivelando che gli oppositori del Dharma, gli antagonisti del Dharma, in realtà erano già stati da lui neutralizzati per sua disposizione divina, erano già virtualmente morti. Ok? Cosa doveva fare Arjuna? Arjuna doveva semplicemente diventare uno strumento in quella disposizione, in quella predisposizione di Krishna. Ora, allora qualcuno potrebbe dire, ma scusate, ma se il copione, come dire, era già stato scritto, se Krishna si era già assicurato il risultato in anticipo, ma allora perché tutto questo Mahabharata? E che ha, il cui Mahabharata, quest'opera di non so, 100.000 versi, non mi dico sì, 100.000 versi, l'opera più, l'epopea più grande mai scritta, perché tutto questo? E poi la Bhagavad Gita, tutta quell'ansia, tutto quello sforzo, quella fatica, perché espose la Bhagavad Gita ad Arjuna se già aveva deciso tutto? Perché? Per istruire Arjuna. Ma Arjuna aveva bisogno di essere istruito? Nein, Arjuna è già un puro devoto, perché in realtà attraverso Arjuna sta istruendo noi, che siamo parti eterne, che ci siamo montati la testa, le sue parti integranti eterne. Siamo suoi, come dicevamo ieri, noi non siamo Dio, siamo di Dio. Quella parolina, quella piccola, quella preposizione semplice, eh? Rende molto complicate le cose, quella preposizione semplice, molto complicate le cose se la omettiamo. Se no siamo di Dio, no, siamo Dio, ecco, per istruire noi, per farci ritrovare il senno, ok? Che significa farci ritrovare il senno? Per istruirci su come compiere il nostro dovere materiale nella coscienza spirituale. Rupa Goswami dice, Srila Rupa Goswami dice, Ihayasya Rirdasya Karmanamana Sagira Nikilasva Vipastaso Jiva Mukta Sauchate. Dice, noi possiamo attraverso questo corpo materiale e immersi nel mondo materiale, nelle faccende materiali, comunque riemergere spiritualmente. Quindi compiere il nostro dovere materiale perché abbiamo agito in maniera tale da meritarci questa condizione, nascita e morte, malattia, vecchiaia, soprusi, inganni, intralci, inciampi, compromessi, oh, ok, delusioni, illusioni, disperazioni, ce la siamo cercata, non un po', ce la siamo cercata tutta, no? L'abbiamo voluta noi questa situazione, ma il punto è che noi siamo anime spirituali, noi siamo abitanti del mondo spirituale, dobbiamo fare di tutto per tornare a casa. Ma questo tornare a casa non è un banalissimo moto al luogo, è un moto di coscienza, no? Come ci siamo detti sempre. Quindi è coscienza di Krishna, movimento internazionale per la coscienza di Krishna, ovvero agire, compiere i propri doveri materiali, perché siamo in un corpo materiale, quindi ok, è tutto ciò che è connesso a questo corpo materiale. Ma come fare a riconvertire tutto in coscienza spirituale? Benissimo, ascoltando la Bhagavad Gita, mettendo in pratica le indicazioni salvifiche di Krishna nella Bhagavad Gita, rivolte ad Arjuna, ma in realtà sono rivolte a lui, ma sono rivolte a noi. Perché così siamo più tranquilli, no? Quando sentiamo qualcuno che
riprende qualcun altro. No, Arjuna, Krishna gliene dice di tutti i colori ad Arjuna all'inizio, eh? Veramente lo castiga, ma castigare sappiamo significa rendere casto, no? Castus, rendere casto, rendere puro, ok? Lo castiga, l'accettiamo meglio. Se vediamo qualcuno, un'autorità che castiga qualcun altro, se siamo sinceri, pensiamo, beh, effettivamente pure io, però, meno male che non se l'è presa con me, però prima che si scagli con tutta quella tenera, ferocia, amabile violenza contro di me, approfitto, si è scagliato contro Arjuna, faccio tesoro di questi insegnamenti, no? Ok, quindi. Per insegnare ad Arjuna, ovvero a tutti noi, il nostro dovere materiale nella coscienza spirituale. Ora, la saggezza della Bhagavad Gita spiega che i risultati delle nostre azioni non sono solo nelle nostre mani. Noi abbiamo un ruolo, certamente, ma non è il ruolo supremo. Vabbè, nella Bhagavad Gita, 18° capitolo, sappiamo, ci sono i cinque fattori dell'azione. Ok, noi siamo uno di questi, ma il fattore determinante, appunto, il maestro del risultato finale è Krishna, l'anima suprema. Ok. Sappiamo che però le nostre azioni sono influenzate da fattori che si trovano al di fuori del nostro controllo. E che se sono fuori, al di fuori del nostro controllo, non significa che non siano sotto il controllo di alcuno, sono in realtà sotto il controllo di Krishna. Questo ci spiega la Bhagavad Gita. Proprio in chiusura di tutto questo discorso, il flusso della Bhagavad Gita si conclude con Krishna che dice: guarda, è tutto sotto il mio controllo, ma tu hai un ruolo. Il tuo ruolo in tutto questo è quello di armonizzarti col mio ruolo supremo. Ok. Cosa significa? Che quando Krishna vuole sistemare le cose, Krishna vuole sempre sistemare le cose per il nostro bene, gli basta ricorrere alla sua onnipotenza, cioè non ha bisogno di noi per sistemarle. Questo significa. Siamo utili, non siamo indispensabili e soprattutto siamo utili a noi stessi. E certamente non siamo indispensabili, no? L'estasi dell'irrilevanza, questo è un segreto. La Bhagavad Gita ci suggerisce come raggiungere l'estasi attraverso l'irrilevanza, il capire che noi non siamo Dio, ma siamo di Dio. Ok, allora, non ha bisogno di noi per sistemarle le cose. Ma malgrado sia così, quell'irrilevanza non è un'irrilevanza che è sinonimia di inettitudine, di inutilità. Non siamo irrilevanti nel senso che siamo inetti e inutili. Da buttare via, tipo usa e getta al massimo. No, no. Cosa dice Krishna Arjuna nell'11:33? L'abbiamo letto prima. Preparati a combattere, a ricoprirti di gloria. Vinci il tuo nemico, che comunque ho già eliminato io, neutralizzato io. Preparati a ricoprirti di gloria e a godere di un regno fiorente. Tu devi soltanto agire come uno strumento nelle mie mani, o Savya Saci. Ok, significa che. Malgrado sia così, che tutto è stato deciso da Krishna, ci offre comunque l'opportunità di avere un ruolo nel suo progetto divino, nel suo progetto, nel suo piano inconcepibilmente perfetto. Anche noi abbiamo i nostri piani, anche Krishna ha i suoi piani. Qual è la differenza? Che i suoi sono perfetti e si avverano sempre, i nostri no, e infatti non si avverano mai. Ok, alla fine c'è la morte. E cosa succede? Cosa succede? Cosa sperimentiamo se con saggezza, con umiltà, decidiamo di svolgere la nostra parte proprio come sta facendo Fritrasura, proprio come ha fatto Arjuna nella Bhagavad Gita, ovvero in uno stato d'animo di servizio verso di lui, nel suo progetto perfetto trascendentale? Cosa succede? Che la nostra natura si risveglia, la nostra natura di anime si risveglia, la nostra devozione, cara Yehudaya. Ritorna in auge, con progressione, no? Con progressione riemerge, che in termini pratici significa che sperimentiamo direttamente, pratyaksha vagamandarmyam, pratyaksha con percezione diretta, non è che ce lo deve dire qualcun altro, dobbiamo andarci a fare le analisi alla coscienza per vedere, vediamo in che condizioni sono. Prabhupada diceva,
autoesaminatevi, no? Siate introspettivi, rendetevi conto, perché voi potete sperimentare direttamente, noi possiamo sperimentare direttamente il risvegliarsi della naturalezza nel servirlo. Questo amore, Krishna Prema, Nitya Siddha Krishna Prema, è eternamente presente. Eternamente presente, già presente allo stato latente, potenziale, come si dice, no? Coperto adesso da tutta una coltre di false interpretazioni. Si chiama falso ego, no? Il falso ego che ci impedisce di recuperare la nostra vera identità. Talmente tanto ce lo impedisce, ci intimorisce che ne abbiamo addirittura paura. Ecco perché tutte queste remore, questi freni, queste resistenze interne. Abbiamo addirittura paura della nostra vera identità. Niente di nuovo, è già stato tutto quanto individuato dagli Acharya. Si chiama Svasvarupa Prapti. Tutti quei freni, aspetta piano piano, un attimo, aspetta, 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 non corriamo, piano piano, è che, un attimo, allora torno, e ci chiudiamo al riccio, per esempio. Si chiama Svasvarupa Prapti, abbiamo paura della nostra vera identità, ci ha così immobilizzato, così terrorizzato, Maya, come si dice, i traumi, traumatizzato, che noi abbiamo paura della libertà e ci accontentiamo. Di questa, come diciamo sempre giocando, no? Mettiamo i giocando e scherzando, ma insomma, dal serio il faceto. Allora ci organizziamo a mettere i fiorellini alla finestra della nostra celletta, ordiniamo il parquet da Ikea per rendere questa celletta più così, la carta da parati, spruzziamo un po' di, mettiamo un po' di suppellettili nella nostra celletta, no? Ma esci, no? Ci dice Krishna, vieni fuori. Tamasima Jyotirgama, non restare in cella, in prigione, ritorna alla luce della libertà, no? Jyotirgama. Comunque, se noi ci invece, se noi decidiamo di scrollarci di dosso questa vigatajvara, questa indolenza febbricitante, questa paura, no? Così traumatizzati e complessati, no? Se noi ce la scrolliamo di dosso questa paura, non è che ci dobbiamo lanciare, è che dobbiamo semplicemente andare spediti, non significa buttarsi nel vuoto, ma apprendere e agire, apprendere e agire, apprendere ad agire, mica che fede cieca, mica richiesta una fede cieca, ma quando mai? Vidhi, Krishna nella Bhagavad Gita dice vidhi, conosci, apprendi, approfondisci e metti in pratica, prendi coraggio e fallo. Prendi coraggio, prendi conoscenza e fallo, no? Mica ciecamente, mica occhi chiusi, buttati, 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 mica ci dice così. Ok, cosa scopriamo se noi apprendiamo, mettiamo in pratica e ci armonizziamo sempre di più, festinalente, affrettandoci ad agio, no? Come diceva un imperatore romano, credo, Ottaviano Augusto, festinalente, affrettati ad agio, cioè passo progressivamente, non buttarti ciecamente, apprendi e comprendi e agisci, cosa sperimentiamo? Che quella risveglio della naturalezza nel servirlo. È questo che si sperimenta. La naturalezza nel servirlo. Oh, allora non è una cosa artificiale, è vera, è naturale. Ok, ci scopriremo, cioè sempre più devoti. Naturalmente sempre più devoti. Inoltre, comprendendo che Krishna ha già un piano, inconcepibilmente perfetto, in realtà lui ha da sempre e per sempre un piano, e si tratta di piani inconcepibilmente perfetti, abbiamo detto, no? Quindi comprendere questo, lo si comprende naturalmente, diventa sempre più chiaro. Cosa succede? Hare Krishna Salvatore, cosa succede? Che la nostra agitazione mentale, causata dall'attaccamento ai risultati dei nostri piani, dei nostri progetti, si riduce, ma si riduce davvero, considerevolmente. Buona giornata, Salvatore. Si riduce questa agitazione mentale, perché io ho i miei piani, ce la farò, non ce la farò, ce l'ho fatta, quindi, e adesso ce la farò nuovamente, quindi l'ansia da prestazione, no? L'ansia da prestazione. Ce la farò ad avere nuovamente successo se l'ho avuto in passato, ce la farò. Questa è un'agitazione costante. Un'agitazione costante. Noi, mi ricordo, ero un fan di una
ragazzo, sono da ragazzo, un fan di una pop star italiana, di un cantautore italiano che aveva vinto tanti dischi d'oro, di platino, non lo so, no? E lui li aveva tutti nella stanza dove solitamente componeva, e diceva: ogni volta che devo iniziare un nuovo disco, questi, una nuova canzone, un nuovo album, questi successi appesi alle pareti, i miei passati successi, mi guardano con severità e io mi sento in ansia, mi sento agitato, ce la farò? Quindi, se invece noi comprendiamo, e non soltanto a livello teorico, ma sperimentiamo praticamente il fatto che Krishna, la presenza di Krishna, il sostegno di Krishna, che Krishna ha già un piano, beh, quell'ansia si riduce, quell'agitazione mentale si riduce con progressione fino a svanire. La conoscenza riduce l'errore fino a farlo scomparire completamente, l'errore di pensarsi l'autore, il controllore, eccetera. Noi infatti di norma, da sempre in questo mondo materiale siamo molto, molto attaccati ai nostri risultati e non riuscire a raggiungerli, ad ottenerli, i nostri risultati, quando li abbiamo già prefissati, pregustati, visualizzati, ci scoraggia se non li raggiungiamo. E quando invece li raggiungiamo, cosa proviamo? Wow, gioia, soddisfazione, diciamocelo. Orgoglio, e non va bene. L'orgoglio precede la caduta. L'orgoglio precede la caduta. Non si sta bene, diciamo, no? Ma anche quando riusciamo a raggiungere i nostri risultati, no? E proviamo gioia, soddisfazione, qual è il problema anche lì insito? È che quelle sensazioni piacevoli sono temporanee, durano poco. No? Perché tutto ciò che è materiale è temporaneo e tutto ciò che è temporaneo ci fa soffrire. E perché tutto ciò che è temporaneo ci fa soffrire? No, capita questa cosa, abbiamo capito la metà di tutto, eh? Perché ciò che finisce ci fa soffrire? Perché ciò che è temporaneo ci fa soffrire? Perché siamo eterni. Ok. Comunque, nel complesso, l'attaccamento ai risultati da noi già visualizzati, pregustati, ci manterrà agitati. Così funziona questo mondo materiale. Ma quando capiamo e iniziamo a realizzare, quindi non solo a livello intellettuale, ma proprio ricordiamo il ricordo eterno dell'anima, la consapevolezza, le certezze eterne dell'anima che riemergono grazie al Bhakti Yoga, no? Quando quindi capiamo davvero che dobbiamo solo fare la nostra parte. Non siamo mica Dio, noi siamo di Dio, dobbiamo fare la nostra parte. Quando lo capiamo di dover fare semplicemente la nostra gloriosa, semplicemente gloriosamente, e dobbiamo svolgere la nostra parte nel piano di Krishna, e allora lì appunto ci riscopriamo sempre più devoti, cioè Buddha Bhava Samanvita, 10.8 della Bhagavad Gita. Krishna dice: una persona che ha capito questo, Buddha Bhava Samanvita, naturalmente si ritroverà, si riscoprirà a sforzarsi con tutto il cuore, in non più senso solo del dovere, ma con tutto il cuore, con entusiasmo, con amore. E la nostra disposizione d'animo nei confronti della vita, dell'esistenza, del futuro, del passato, cambia completamente dal solipsismo, come ci dicevamo ieri, il solipsismo, no? Quella che è sinonimo di egocentrismo assoluto, individualismo. Io e nessun altro, conto solo, come si dice, tutto il mondo, ma che pensi che tutto il mondo ruoti intorno a te? Quello si chiama solipsismo, no? Ok, dal solipsismo, la disposizione d'animo, no? Cambia radicalmente dal solipsismo, dall'individualismo sfrenato, cinico, egoismo, egocentrismo, all'altruismo spirituale. Dal solipsismo all'altruismo spirituale. Che significa altruismo spirituale? Che proprio praticamente, questo lo possiamo sperimentare tutti. Se arrivano dei risultati propizi, se arrivano, li offriamo a Krishna come espressione ulteriore della nostra devozione per lui. E se non arrivano, abbiamo detto che tutto dipende da lui, che lui è il controllore supremo, abbiamo detto che lui è il maestro del risultato finale. Se questi risultati lui decide che non debbano arrivare, che facciamo? Ci rimaniamo male? No,
Abbiamo compiuto il nostro dovere con amore. Krishna ha deciso che non doveva arrivare a quel risultato. Ma noi ci siamo sforzati e Krishna sarà contento dei nostri sforzi. E come la palesa, la sua contentezza, Krishna, con la rivelazione, lui si rivela sempre di più. Lui ambisce a rivelare la sua totale attrattiva. E quando lui rivela la sua attrattiva, il suo essere Krishna, il suo essere infinitamente affascinante, questa rivelazione della sua suprema, infinita attrattiva accresce la nostra attrazione per lui sempre di più, la cresce sempre di più. Cioè passiamo dall'orbita gravitazionale di Maya all'orbita gravitazionale di Krishna. Quando Maya ci attira a sé, si soffre, nascita e morte, è sofferenza in mezzo. Sofferenza prima e sofferenza dopo. Quando noi entriamo nell'orbita gravitazionale di Krishna, perché Krishna rivela la sua attrazione, perché noi stiamo agendo affinché lui si riveli, stiamo agendo con amore affinché lui si apra, si renda disponibile nuovamente per noi, ma noi lo è già, manchiamo solo noi all'appello praticamente, no? Della disponibilità. Quando noi ci rendiamo disponibili, lui lo è già, allora lui ci attrae nuovamente verso di lui e noi risperimentiamo questa gioia, l'estasi della devozione praticamente, no? Ora, più ci avviciniamo a lui, più ci assorbiamo in lui e questo ci rende sempre più equilibrati, ma da un punto di vista pratico, nella nostra quotidianità, questo ci rende sempre più equilibrati tra fallimenti e successi. Perché non saranno veramente fallimenti, perché noi ci siamo sforzati completamente al suo servizio. O ce l'abbiamo messa proprio tutta, 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 e lo sappiamo se ce l'abbiamo messa tutta, tutta oppure no. E se ce l'abbiamo messa tutta, il fallimento non sarà la fine della strada, ma sarà soltanto un dosso, una buca nella strada, ma la strada continua, la strada del puro servizio devozionale. Ora, intanto, se qualcuno vuole dire qualcosa, per favore scrivete tranquillamente, prendete la parola, non c'è problema. Io vado proprio per concludere, per riassumere il più semplicemente possibile. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo sforzarci con tutto il cuore di connetterci con Krishna. E questo ciò di cui abbiamo bisogno, solo questo, connetterci con Krishna. Veramente non abbiamo bisogno di altro, la Bhagavad Gita parla chiaro. Abbiamo solo bisogno di armonizzarci con Krishna, che poi si chiama yoga, bhakti yoga, yoga significa unione, armonizzarsi, armonizzazione in concordia, in armonia col volere di Krishna. Abbiamo bisogno veramente solo di questo. Noi dovremmo semplicemente essere determinati in questo sforzo. Dhrida Vrata, proprio averlo come voto, Vrata significa voto, no? Vrata. Ed è Krishna che ci porterà avanti, sarà lui a farlo, con la grazia di Krishna. Vi ricordate ieri la grazia e l'amore? Se penso di essere Dio, mi precludo l'accesso all'amore di Krishna e alla grazia di Krishna. E senza quella grazia, nessun avanzamento è possibile, senza la grazia di Krishna, del suo rappresentante, dei suoi puri devoti. Niente, veramente niente è possibile. Piuttosto è con quella grazia che noi possiamo organizzarci e raggiungere il vero scopo della vita, tornare a casa, che ripeto è una condizione di coscienza, no? Quindi dobbiamo solo concentrarci solo su quello, su quell'aspetto lì, l'unico aspetto veramente importante della vita. Tutto il resto arriva di conseguenza. E finché non impareremo l'arte di concentrarci su quell'unico sostanziale aspetto, non cresceremo, rimarremo lì ad annaspare, come si dice, no? Allora, da dove si inizia poi nella pratica? Chiede Rita, da dove si inizia? Ascoltando, Shravanam, ascoltando la Bhagavad Gita e ascoltando il Mahamantra. Quindi ogni giorno dovremmo ascoltare. Allora, immergere la nostra intelligenza nell'intelligenza suprema di Krishna, nel crogiolo di Krishna, dell'intelligenza suprema di Krishna, e forgiare la nostra comprensione, forgiarla ulteriormente invocando il santo nome di Krishna.
Vidya Vado Jivanam, infatti, uno degli effetti del Mahamantra, quando noi lo recitiamo, iniziando almeno con una mezz'oretta al giorno, no? Che sappiamo, insomma, chi è avvezzo di meditazione o chi ha praticato, chi ha lo sa che insomma, almeno una mezz'oretta ci vuole, insomma, per entrare, no? Proprio entrare, immergere. 5 minuti non fai in tempo neanche a sistemarti sul seggio, sul tappetino, sulla sedia, ovunque tu sia, no? O in piedi, cioè non riesci neanche a un quarto d'ora, una mezz'oretta ogni giorno. Quindi questo è importante. Bhagavad Gita e Mahamantra. Compreso che lui ha già un piano e acquista la volontà di affidarsi a lui. È acquisita la volontà di affidarsi a lui. Io mi guardo intorno e vedo che ci sono troppe, troppe cose che non so, che dovrei studiare e temo di non farcela in questa vita. Ma per grazia di Krishna si può fare, perché l'apprendimento spirituale sfugge alle dinamiche dell'apprendimento materiale, per il semplice motivo che l'apprendimento materiale è materiale, quindi è artificiale. Noi non siamo materia. L'apprendimento spirituale, invece, è più arte maieutica, è arte maieutica, è arte ostetrice, è scienza infusa che deve ritornare alla luce. Scienza infusa. Che deve l'arte maieutica, no? Platone, Aristotele, non mi ricordo, arte maieutica deve ritornare alla luce. E quindi è naturale. E come si fa? Ripeto, immergendo la nostra intelligenza. Devo fare un ritiro a Velleti e 48 ore full immersion con te, Tulsi. Aiuta, se no i templi hanno quello scopo, no? I templi hanno proprio quello scopo lì. Mandira, mandira, dove la mente è serena, la coscienza, dove il cuore ritorna a sorridere per aver trovato la sua casa, no? È importante. Però sì, è veramente Mirella. Quindi si tratta di risvegliare qualcosa in noi, è già solo quello. Che non è facile perché l'identificazione c'è, è radicata nella materia, e quindi bisogna sforzarsi con intelligenza, però è uno sforzo in una direzione naturale, non è artificiale, è naturale. Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Susukham Kartum Avyayam. Si può percepire direttamente la propria vera identità così. Si risveglia, non è che qualcuno te lo deve venire a dire. Come quando tu mangi, non è che qualcuno mangi cose nutrienti, no? Cose nutrienti nella giusta misura, eccetera. Non solo provi gusto, e lo sai tu che lo stai provando gusto, non solo provi nutrimento e lo sai che ti stai nutrendo perché ti senti già meglio, no? Le forze ti ritornano. Ma provi anche sazietà, tutte e tre, gusto, nutrimento e sazietà. Anche, nessuno può venirti a convincere il contrario, perché lo stai sperimentando da te. E quella sazietà significa distacco dalla materia, al di là della metafora, no? Nell'esempio metaforico che si trova nello Srimad Bhagavatam. Quella sazietà corrisponde al distacco, sei sazio, cioè se dopo esserti ben nutrito qualcuno ti dovesse portare una teglia di lasagne, che ne so, dimmi tu, di parmigiana, qualunque cosa che tu naturalmente dirai no grazie, non è che rifiuti, no, non me lo far vedere, no, dice che no grazie, sono perfettamente soddisfatto così, grazie. Se la prendo sto male, se ne prendo un po' sto male. Se io ritorno in maglia sto male, sto a posto così, quindi distacco dalla materia. Ed è del tutto naturale, perché nutrirsi di cose sane e gustose è assolutamente naturale. Quindi rimane, e c'è anche il distacco da maglia. Quindi, comunque, intanto, Bhagavad Gita e Mahamantra. Ripeto, torno a dire, immergere nel crogiuolo della Bhagavad Gita è la propria intelligenza, ok? Per capire come stanno le cose, capire, connettere la nostra intelligenza un po' debilitata, traumatizzata,
è immobilizzata, paralizzata, connetterla con l'intelligenza suprema, quindi queste informazioni trasformative di Krishna nella Bhagavad Gita, e farlo tutti i giorni, anche mezz'ora, tre quarti d'ora al giorno, ma tutti i giorni con intensità, sempre, tutti i giorni, forgiare queste comprensioni acquisite al fuoco ulteriore, al secondo fuoco del Mahamantra. Perché uno degli effetti del Mahamantra, uno dei sette principali effetti del Mahamantra, è quello che si chiama Vidya Vado Jivanam, ovvero la conoscenza acquisita diventa assimilata, si assimila proprio grazie all'effetto portentoso, prodigioso del Mahamantra. Ecco, quindi questo lo possiamo fare tutti, e lo possiamo fare tutti i giorni, lo possiamo fare tutti i giorni ovunque. Poi è chiaro, ci sono i templi e i devoti si prendono la briga di erigere templi, portarli avanti, gestirli, eccetera. Si prendono questa briga proprio per dare a tutti la possibilità di, come si dice, fare i ritiri, no? I ritiri, no? Sì, poi chi ci vuole stare per tutta la vita ci può stare, potendo, perché no? Però anche dei ritiri regolari per ricaricarsi le batterie della coscienza. Maria Grazia dice, pensare sempre a lui e non dimenticarlo mai, vorrei arrivare a vivere sempre così. Ci si può arrivare, ci si arriva facendolo. Come si fa a ricordarci di Krishna e a non dimenticarlo mai? Ricordarci sempre di Krishna e non ricordarlo mai? Sforzandosi, sforzandoci di ricordarlo sempre e di non dimenticarlo mai. Prabhupada, come faccio a essere serio? Sii serio. Mirella dice, sì, è così. Mi sono avvicinato a Krishna, la Bhagavad Gita mi sta illuminando e ascolta. Va bene. E stiamo condividendo, no? Tulsi Gopi, credo che sia. Allora, il cancello è chiuso, è arrivato Pietro. Aspetta che scrivo all'idraulico. Arriviamo. Voilà. Ecco. Ok, veramente grazie per i vostri interventi. Sono interventi di livello, come si dice. Quindi, finché vado, concludo il punto lasciato momentaneamente in sospeso. Finché non ci concentreremo su quest'unico, essenziale aspetto, non cresceremo, ovvero armonizzarci con Krishna, come abbiamo appena detto. E appena, non dopo chissà quando, appena impareremo a concentrarci su quell'aspetto lì, iniziamo davvero a crescere, lo sentiremo, a crescere davvero spiritualmente nella nostra vita. Quindi l'intera, e concludo davvero, l'intera metodologia operativa della Bhakti riguarda o verte intorno al riconoscimento della supremazia di Krishna. Io non sono Dio, sono di Dio. Questo significa riconoscere la sua supremazia anche nei risultati finali. Nei risultati, supremazia sui risultati. Quindi, piuttosto che preoccuparmi, oh, non ho ottenuto un buon risultato. Oh, non ho abbastanza soldi. Oh, non ho abbastanza voti. Non ho abbastanza qualità, non ho abbastanza esperienza. Anziché focalizzarci su quello, dovremmo focalizzarci sul fatto che ciò che è effettivamente nostro è semplicemente lo sforzo. Noi dobbiamo sforzarci. Poi l'esperienza, i talenti e le risorse che sicuramente ognuno di noi ha, però sono doni di Krishna. Li ha perché qualcuno ce li ha dati Krishna. E se quei talenti, se quelle risorse, ripeto, tutti li abbiamo, i talenti, tutti abbiamo le risorse, tutti, se si tradurranno in risultati propizi, un devoto sa che anche quei successi sono determinati da chi? Da Krishna. E allora glieli offriamo. Hare Krishna. Va bene. Dai. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Aggiungere qualcosa? Beh, avete già aggiunto tanto, effettivamente. Siete stati già molto, molto presenti.
Luigi, Viviana, intanto rileggo qui per vedere se qualcuno mi è, qualcosa mi è sfuggito. Ok, commenti. Mirella dice, quindi si tratta di risvegliare quel qualcosa in noi. Mirella, Rita. Giovanni, Palmira, Kevala Bhakti, Valeria, Emanuele, Bhakti Emanuele, Claudia Maria Teresa, Alessandro, Fabrizio, Caterina, Hare Krishna. Quindi questa sera continueremo la lettura del capitolo, quello dell'uccisione di Shishupala e poi dell'invidia di... No, Shishupala è già stato neutralizzato. Diciamo così, de decollato. Continueremo quel capitolo che mette in evidenza l'invidia di Duryodhana e il titolo sarà Le altrui fortune che ci fanno bruciare di invidia sono solo illusioni della nostra mente. Perché mo in molti hanno votato anche questo ieri, no? Il sondaggio hanno votato questo argomento e quindi concluderemo. Manca una paginetta e mezza, credo, e poi approfondiremo questo argomento, l'invidia. Luigi, prego, devi dire qualcosa? No, 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 no. Grazie. Va bene, Hare Krishna. Ricontrollo al volo la chat. Vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa. Dimmi, Una volta io mi ricordo che prima di conoscere la presenza di non Krishna, ti sento, Luigi, scusami, perdonami. mi ricordo di questo aspetto del mio carattere, che prima di conoscere la presenza di Krishna, ero molto invidioso di determinate cose. Non so, qualcuno aveva una cosa più di me, oppure qualcuno acquistava una cosa che magari avrei voluto acquistarla io. Ma quando che sto cercando di diventare devoto, e diciamo che mentalmente mi è proprio, come si dice a Roma, mi è proprio svoltata. Nel senso, non sento più il bisogno di avere quello che magari avrei potuto avere. Di questo, non sento, cioè, anche se qualcuno mi dice, guarda, ho acquistato questo, ho acquistato un immobile, ho acquistato, cioè, non sono più invidioso di quella persona dell'acquisto che ha fatto. Proprio dico, vabbè, amen. Cioè, invece prima ero invidioso, particolarmente invidioso, proprio mi ha aiutato sotto questo punto, sotto questo aspetto, mi ha proprio aiutato. Me ne sono accorto proprio 3 giorni fa. Una persona mi ha detto, guarda, ho acquistato una determinata cosa, e mi sono reso conto che prima io invece, se mi diceva una cosa del genere, io ero invidioso per lui, perché avrei voluto averla io. Adesso proprio non, mi è passata come l'acqua, diciamo, proprio non ho sentito l'invidia. Sì, perché quando si pratica il Bhakti Yoga fin dall'inizio, l'ansia si riduce, la paura di non ottenere ciò che vorremmo, la paura di perdere ciò che già abbiamo, quindi l'avidità, volere sempre di più, e quindi l'invidia per chi ha di più di noi, tutte queste cose, tutta quest'ansia, questa agitazione mentale, nella forma appunto di kama, croda, loba, moha, mada, mazzaria. Invidia, quindi, no? L'avidità, la cupidigia, gli appetiti, tutto si attenua con progressione, ma non è neanche quello, effettivamente la cosa meravigliosa è che tutti, diciamo, la maggior parte degli spiritualisti puntano a questo, mentre il materialista punta invece ad incrementare la cupidigia, ad incrementare i propri averi, no? E trovano stimolante l'invidia, trovano stimolante l'accumulare, eccetera, la maggior parte degli spiritualisti puntano a invece far decrescere queste cose, no? Come fosse l'obiettivo, ma non è neanche quello l'obiettivo. Addirittura questo decremento di queste agitazioni, ripeto, nella forma di cupidigia, bramosia, collera, invidia, eccetera. Sono un mero sottoprodotto. È ciò che accade fin dall'inizio, è ciò che accade proprio all'inizio, appena uno inizia la vita spirituale nel Bhakti Yoga. Perché il vero obiettivo qual è? Servire Krishna.
risvegliare l'amore per Krishna, servire Krishna. Quello è l'obiettivo. Infatti mi sono proprio reso conto di questo aspetto, che da quando che in pratica ho conosciuto la coscienza di Krishna, il mio obiettivo, proprio il mio obiettivo mentale, prima era quello di accumulare beni, ne abbiamo già parlato io e te in privato, di accumulare beni. Adesso invece il mio obiettivo è quello di venderli per servire meglio Krishna, cioè meno cose, avere meno cose, quasi nulla, a parte quelle che servono il lavoro, per dedicare più tempo al servizio devozionale. E Perché questo siamo. che deve essere, perché sennò mi rendo conto che quello che noi abbiamo, il superfluo, le cose in più, ci portano via tanto tempo che potremmo dedicare, ma proprio anche mentalmente, ci portano via il tempo, anche le energie che avremmo potuto dedicare di più a Krishna, anche per un sempre per un futuro, cioè sempre per una visione ottica, diciamo, sai che io ho sempre questo punto della morte, perché noi dobbiamo vedere la morte come la vita eterna, diciamo. Un passaggio, certo. Sì. Però guarda, bisogna vendere tutto e avere meno cose possibili si ha, meglio si sta. Meno si ha, meglio si sta. Nono canto dello Srimad Bhagavatam c'è scritto che c'è un rapporto di proporzionalità indiretta, cioè tra ciò che si ha e l'ansia. Per dirlo in parole più chiare e più Sì, è vero, è povere, vero, è vero. più si ha, più ansia si ha. Ma, cioè, più ansia di perdere ciò che si ha. Cioè, più si ha, meno serenità si ha. Ecco, questo è il rapporto. Meno si ha, Guarda. meno ansia si ha. Il problema è che anche se si ha poco, se non si è coscienti di Krishna, si è comunque in ansia. No, beh, quello sì, ma se non si è coscienti di, io credo che se non si è coscienti di Krishna, automaticamente diciamo che i beni materiali sono la prima cosa, mentre perché comunque sappiamo che c'è Maya e sappiamo che i beni materiali per l'essere umano sono la prima cosa. Mentre il contrario, se siamo coscienti di Krishna, sappiamo che più cose abbiamo, meno tempo possiamo dedicare a Krishna. Più cose abbiamo, mentalmente siamo occupati a gestire quelle cose che abbiamo. Eh sì. Mentre meno, se abbiamo determinate cose, io quello che sto facendo nella mia vita, che tu sai, me ne sono già liberate di due. Io mentalmente adesso, cioè, mi sento sereno, libero, mentre prima ero, oddio, adesso come faccio? Meno cose abbiamo e meglio si sta. Sto parlando della coscienza di Krishna, mentre prima non conoscevo la coscienza di Krishna, volevo sempre avere di più. E tu sai di cosa stavo parlando. Sì, quindi più servizi abbiamo, meglio stiamo. Quello è. Più servizi abbiamo, meglio stiamo. Dobbiamo servire sempre di più. Più tempo abbiamo da dedicare a Krishna, meno cose abbiamo a cui pensare e più tempo abbiamo per pensare a Krishna. Sì. Esatto, questa è la cosa. Meno cose abbiamo materiali e più tempo abbiamo da dedicare a Krishna, che poi è Sì. Sì. quello che conta Chiaro, effettivamente. poi anche le cose materiali sono di Krishna, no? Allora, Sì, esatto. diciamo che allora, il servizio devozionale è indipendente da qualunque condizione esterna, qualunque, che si abbia poco, che si abbia molto. Il puro servizio devozionale è assolutamente indipendente, non dipende da tutte queste cose, no? Ma è difficile fare essere figli Esatto, devoti se abbiamo esatto. tante cose, perché tante cose Oh, ci occupano tanto tempo, e questo è il no, problema. quello. Avere tante cose, avere 10 appartamenti, avere 20.000 lavori, fare 20.000 cose, ci occupano talmente tanto tempo che ci fanno mettere Krishna in secondo tempo, Piano, in secondo piano. piano. Sì. Ecco perché vita semplice, pensiero elevato, no? Il motto, vita semplice, pensiero elevato. Sì, proprio così. Hare Krishna. Aspetta che vediamo, c'è Radhacharan che ha scritto: profittando dei due strumenti di cui disponiamo, allineamento della testa col cuore.
In questo modo è difficilissimo staccarsi dalla memoria di lui, perché lui è sempre presente. Emanuele dice: ascolto con attenzione gioiosa questa lezione mentre sto al lavoro e tutti parlano di aspetti mortali con grande enfasi. Va bene, grazie devoti. Ah, c'è Salvatore anche, aspetta. Dove? Non lo vedo. Mi aiuti tu, siccome, aspetta, riaggiorno, aspetta, eh. Sì, ecco, Salvatore dice, grazie, 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 Hare Krishna. Se posso aggiungere un pensiero, ogni tanto mi ricordo di non essere critico, di essere tollerante, non mi offendo, sono rapido a scusarmi e a sorridere sdrammatizzando, vedo il buono degli altri e glielo faccio sapere. Sono grato, non mi prendo troppo sul serio, sono pronto a servire, non mi dimentico di Krishna. La vera nobiltà sta nell'essere superiore alle persone che eravamo fino a ieri. Jai Haribol. Bello. Sai che dice che va la ba... Grazie, Salvatore. Sai che dice che va la Bhakti? Dice Luigi Santo subito. Hare Krishna. Lara invece dice lo ha fatto San Francesco che ha lasciato tutto. Vita semplice, pensiero elevato, fa eco Claudio Maria Teresa. E Mirella dice chi ha dovrebbe usare bene ciò che ha, facendo beneficenze, così anche se al servizio di Krishna sbaglio. Ah. Allora, beneficenza, significa fare bene, giusto? Fare bene, fare il bene. La beneficenza io la intendo nel far conoscere alle altre persone, quella è la pura beneficenza, non dare 10 euro alle associazioni che ti portano a mangiare. Cioè, la beneficenza la si fa dando la vita eterna alle persone. Come si fa a dare la vita eterna alle persone? Facendo conoscere la coscienza di Krishna. In modo che non nascano più, che non nascano più. Una volta Prabhupada ha avuto un incontro con un grande filantropo e medico, medico filantropo, che diciamo stava enunciando i suoi successi, filantropo medico oculista, no? Oftalmologo, che si stava enunciando i suoi successi nell'ambito di quest'opera di beneficenza. Filantropica in paesi, non so in quale parte del mondo, forse l'India, forse l'Africa, non lo so, non mi ricordo. Dottor Ciugani, se non sbaglio, si chiamava. Comunque, medico filantropo, molto impegnato nel fornire cure mediche agli occhi a persone che abitavano luoghi molto, molto difficili di questo pianeta, non so se quale parte dell'India o dell'Africa, torno a dire, no? E lui stava ragionando questo, su questo, e si confrontò con Srila Prabhupada. Srila Prabhupada disse: vera beneficenza è dare alle persone l'opportunità di non rinascere più. Perché? Perché se rinascono, dovranno nuovamente ammalarsi agli occhi o ad altre parti del corpo. Ora, se tu ti sei limitato non significa che non bisogna farlo se puoi, ma limitarsi a quello. Attenzione, signori, non... se tu ti limiti, ti fermi alla sola sfera esterna, addirittura ad un aspetto della sfera esterna, diciamo, io mi concentro sugli occhi, no? Nel curare gli occhi gratuitamente a 6 miliardi di esseri viventi, perché posso farlo. Ho capito, ma il problema non è risolto, quelle persone poi dovranno rinascere e avere nuovamente un paio d'occhi, e magari non necessariamente nella forma umana, ma avranno anche altre parti del corpo che si ammaleranno come si ri riammaleranno gli occhi. E, qual è, e cosa, è, cosa hai ottenuto? Si chiama inutile, perdita di tempo, è dannosa anche perché illudi le persone di avergli risolto un problema quando non gliel'hai risolto. Sei un medico? Hai questa tendenza filantropica? Bene, aiuta gli altri. Se hanno problemi agli occhi, ma principalmente, fondamentalmente, dà loro la coscienza di Krishna affinché, grazie alla quale non rinasceranno più. Allora, per venire a Mirella, chi ha dovrebbe usare bene ciò che ha facendo beneficenza. Esatto, e l'unica cosa che veramente manca è la coscienza di Krishna, ovvero gli strumenti, la conoscenza, gli strumenti, la pratica per non rinascere più. In questo mondo materiale, all'interno di un corpo materiale. Va bene, Mirella, quello è. Quindi, e tutti abbiamo qualcosa. E
E non necessariamente quel qualcosa deve essere soldi. Se non abbiamo soldi, comunque abbiamo un'intelligenza, comunque abbiamo la possibilità di parlare, comunque abbiamo del tempo, la nostra vita. Se non abbiamo soldi, ma abbiamo altre cose, non è che se non abbiamo soldi siamo tagliati fuori, non possiamo fare del bene, ma come no? Assolutamente, tutti possiamo fare del bene. Se abbiamo soldi, usiamo soldi. Perché? Perché i templi, cioè, tutto ha bisogno di soldi, questa è la cultura, è una cultura centrata sul denaro, certo che c'è bisogno anche di soldi, va bene? Ho i soldi, do i soldi, ho tempo, do il mio tempo se ho solo quello, abbiamo talenti, competenze, come dice Rita, diamo talento e competenze, mica che quello è il punto, no? È un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra. Ognuno di noi ha risorse e capacità e talenti, mettiamoli al servizio di Krishna per intanto crescere noi e poi per aiutare gli altri in questa crescita. Ne hai parlato nello studio dell'altra mattina. Abbiamo talenti e competenze, sì. Mariella dice, però io credo che quando cerchi con l'anima Krishna arriva, come è successo a me. Con sincerità, no? Quando tu lo cresci, certo, quello è. No, perché però? È così, è tutto il giorno che ne parliamo, tutta la mattina che ne parliamo, no? Giusto, giusto. Rita dice, Manuel sa realizzare un giardino e lo realizzerà per il tempio, vedi? E l'ha detto proprio, io voglio fare questo. Perché so fare questo e faccio questo, non sono ricco, non faccio questo. Bravo, così. E tutti insieme cresciamo e diamo un contributo all'esterno per l'altrui crescita. Bene, 9 e un quarto. Bei confronti, ottimi, veramente, veramente edificanti. Grazie. Vediamo se mi sono perso qualcosa, Dulci? Stai controllando? Ah, il tuo telefono è proprio morto. Va bene, no, ma credo che ci sia tutto. Va bene. Grazie, Luigi. Grazie, Viviana. Che dire? Ci vediamo stasera. Mi raccomando, ripensate sempre operativamente al book crossing. Siamo Un già. abbraccio anche a Luci Coppi, che è sempre lì, grazie. Mi saluta Luigi. Grazie Luci Coppi. Grazie Tulsi Gopi, dice. Tipo grazie Mario. Grazie Mario, ma veramente. Ha già finito Pietro? Ha già finito l'idraulico, no? Vabbè. Grazie a voi devoti. Riaggiorno e chiudo, eh? Chat in tempo reale. Quindi si tratta. Perfetto, a posto. Ci vediamo questa sera. Considerate sempre operativamente il book crossing, eh? La distribuzione di libri, quella è proprio fondamentale. Iniettare informazioni trasformative nella società, in un modo o nell'altro. Quindi siate sempre sul pezzo, sempre presenti, sempre disponibili, perché dobbiamo soddisfarlo, Shila Prabhupada, facendo piovere questi libri sul grembo delle, come se, proprio come una pioggia sul grembo delle anime condizionate. Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada, Shila Prabhupada ki jai. Ci vediamo questa sera alle 19 o in quei paraggi temporali lì. Hare Krishna, buona giornata, buone ore in coscienza di Krishna. Hare Krishna, Viviana, Luigi, Hare Krishna, tutti i devoti su Facebook. Hare Krishna.